Ah, torniamo nel glitchosissimo e buggatissimo mondo degli errori nei videogiochi. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 glitch spettacolari ma dimenticati nei videogiochi. Still here. You lead, I'll follow. Ma prima di iniziare smettetela di glitchare, che vi vedo che state comparendo avanti e indietro davanti allo schermo, e premete il pulsante iscriviti e attivate la ding dong dan. Diamo un'occhiata a vecchi glitch e bug comunque rimasti validissimi tutt'oggi, un pochino dimenticati, e non va bene, perché alcuni di loro sono memorabili. Tra la possibilità di porre fine al gioco all'essere effetti deliranti, ecco a voi i migliori. Alla numero 10, Sharknado in Crysis. Noi non potevamo immaginarlo, ma è stato nel 2007 Crysis a dare inizio a tutta questa moda del dover stare attenti agli squali anche quando si sta a terra. Andando in acqua, come ben sa la vecchia guardia che ci avrà giocato, non si faceva in tempo a mettere un dito che subito ci ritrovavamo 18 squali bianchi attaccati alle gengive, ma a volte, senza motivo, spawnavano a terra. Il che rendeva il tutto comicamente mortale, perché sì, continuavano a muoversi e attaccare, e alcuni facevano anche assalti lanciandosi dalla cima delle palme sulla nostra testa. Fortunatamente il nostro personaggio è così OP che anche uno squalo bianco volante non è che possa fare molto. Alla numero 9, Trucco Man in Mega Man, quello dell'87. Sappiamo, no, come Mega Man sia difficilotto, diciamo. Io l'ho sempre chiamato con un altro nome, Morto Man, cioè come si passa la metà del tempo giocandoci. E non parliamo dei boss, tra i quali lo Yellow Devil, che era probabilmente il più tosto, ma l'ingegno dei gamer, che non si sono mai arresi di fronte alla possibilità di vincere barando, fece saltare fuori questo bug, per cui pausando il game... Picchiatemi ora. Mettendo in pausa il gioco con Select, si resettava l'invincibilità del nemico, gli si faceva più male e il tuono in particolare andava lento e faceva un mucchio di danni spalmati su più tempo. Insomma, era one shot. Alla numero 8, munizioni a palate in Halo Combat Evolved. Allora, già che siamo il Chief, no? Ma almeno diamogliela una possibilità ai Covenant, no? Voglio dire, magari ci lanciamo una granata al plasma sui piedi e vincono loro, dopotutto solo così può andare. Ma no, anche le munizioni infinite. Un trucchettino su Halo 1 per cui, se si finiva il caricatore, prima dell'animazione di ricarica si poteva scambiare l'arma con una per terra e a quel punto le munizioni si resettavano. Quantomeno non funzionava con le robe al plasma e i lanciamissili, cioè ci mancava altro. C'è soltanto una cosa che un Covenant direbbe in questa situazione. Alla numero 7, Nudo Rain, in Heavy Rain. Abbiamo la classica controversia. Ai tempi, ragazzi. Oddio, ai tempi, ragazzi. Manco 8 anni fa e dico ai tempi. Ormai un anno significa che una cosa è da rottamare. Ma perché, mondo crudele? Comunque, ai tempi, Heavy Rain uscì come un gioco che era una bomba. E lo era, che narrazione. Ma ci fu comunque qualcuno che si lagnò delle scene di nudo e sesso. Oh mio Dio, non sia mai. I bambini non devono vedere queste cose dello demonio. E la critica peggiorò quando saltò fuori del bug per cui Madison, caricando dopo la scena di sesso, era controllabile senza vestiti. Questo perché veniva usato il suo rendering da doccia. Vado a confessarmi dopo aver parlato di queste cose. I'm sorry, Ethan. I'm so sorry. Alla numero 6, il glitch di Mafia in versione horror in Mafia 2. So, what about you, Vito? You against killing animals? Ah, di questo ne avevamo già parlato nei glitch più inquietanti, non so se ricordate. E purtroppo è anche ben poco conosciuto, ma è una perla rara, da incubo. Edizione MacBook del gioco, e nella cutscene in cui dovremmo aspettarci di parlare con la nostra povera mammina, ci ritroviamo a dialogare con un manichino senza occhi. Dovrebbe essere un momento toccante, in famiglia, e diventa invece una specie di incubo horror direttamente dalla mente di David Lynch. Tra l'altro, la faccia di mamma compare per istanti ogni tanto e rende la cosa ancora più inquietante. Guardate, dormiremo stanotte? Right, I'm going. Jesus Christ. Forgive me. Ma la numero 5 è una nuotatina al volo in Skyrim. Voi pensavate che gli squali volanti fossero una cosa grave? Cioè, alla Bethesda, quando vedono robe di quel genere, si mettono a ridere. Dicono principianti, non sapete neanche cosa significhi buggare un gioco. Oblivion era un delirio di bug, ma Skyrim ogni tanto spuntava fuori qualcosa, come quando ti vedevi passare davanti una persona che nuotava in aria. E se ci si parla, l'interazione col nostro PG è assolutamente normale, come se sia tutto a posto. Capite a che punto di accettazione siamo arrivati alla Bethesda? Alla numero 4, essere la mano destra in Super Smash Bros. Melee.
Master Hand, la mano destra che dà vita ai personaggi e li fa combattere tra loro, quel grosso, simpatico manone bianco che ci tormenta per tutto il gioco. Beh, se volete potete giocare nei suoi panni, o nei suoi guanti, sarebbe meglio dire. Attaccare un controller al terzo slot, poi si va sul nome, si premono A e B insieme, poi A un'altra volta e spona il Master Endone, del quale possiamo ovviamente usare anche tutte quante le mosse finché lo controlliamo col terzo slot. Il bello? È invincibile. Il brutto? Dopo 2 minuti ci frizza il gioco. Però ragazzi, volete mettere la soddisfazione di spiaccicarci Pikachu? Ma la numero 3, Davy Jones, in Assassin's Creed 4 Black Flag. Bellissimo glitch spettacolare, in cui se si sblocca la nave corsara Jokdo, Black Flag diventa un videogioco horror misto a storia di spettri. Perché la nave, che normalmente dovrebbe apparire al molo, può anche spawnare a 7 km di altezza o sotto il mare, molto alla Davy Jones style, con il vostro equipaggio che vedrete urlare in un'animazione di caduta eterna. Fantastico! Tra l'altro l'uscita della nave dalle acque, cazzo, ma che è l'olandese volante! E iniziate a credere alle storie di fantasmi, signor Kenway? Ci siete dentro! Alla numero 2, la duplicazione in Diablo. Oh, come divertirsi come i matti, eh? La duplicazione serviva, secondo voi, a... esatto, droppare, poi raccogliere un oggetto, poi cliccare qualcosa sulla cintura e accade la magia. Si crea un duplicato dell'oggetto droppato. Droppato perché, sì, dire lasciato cadere fa troppo 1800. E il bello è che l'oggetto si può ricopiare e ricopiare e ricopiare finché si arriva a un livello di oppiaggine che fa chiedere: ma io perché cazzo gioco a questo gioco? Mi sto divertendo ancora? La risposta è no. Alla numero 1, un glitch sessualmente controverso in Simcopter. Allora, qui pare che uno degli sviluppatori, Jack Servan, prese la decisione tutta in solitaria di aggiungere al gioco un sacco di tizi mezzi nudi vestiti con costumini attillati che si sbaciucchiavano per strada. E questo perché la produzione gli aveva chiesto di aggiungere delle donnine mezze nude e a lui sembrava giusto controbilanciare la cosa. Ora, doveva essere un easter egg, ma i tizi in realtà saltavano fuori anche dopo varie missioni in numero esorbitante, sotto l'elicottero, sbaciucchiandosi a vicenda, e ok. Però la cosa che fece un attimino storcere il naso era che se ci si avvicinava troppo venivano tranciati dalle pale dell'elicottero. E ovviamente la cosa fece arrivare un sacco di accuse di omofobia al povero Servan, che però non è che voleva intenderla in quella maniera. Allora, piaciuta questa glitchosissima lista? Mi raccomando, guardate anche queste altre buggatissime top 10 e iscrivetevi a WatchMojo Italia.